Chiunque scriva una storia lo sa. È difficile fare paura in un bel mattino di maggio in un prato fiorito. Non è detto che non si possa, ma è più difficile. È più semplice creare una situazione di paura quando ci sono una serie di elementi giusti che concorrono a creare la situazione giusta. Buio, silenzio totale, magari un rumore lontano e possibilmente un'ambientazione strana che abbia fama di luogo maledetto, che sia bello o degradato, poco importa. Basta che sia considerato fuori dal normale. La palazzina di Doberdò, vicino Gorizia, pur non avendo questi ingredienti, è una casa maledetta. La casa di Doberdò del Lago è un'ordinaria palazzina di due piani situata al civico 9 di Piazza San Martino e non avrebbe nulla degli elementi che possano creare situazioni di paura. Ma si dice che chiunque abbia contatti con questa casa, in un modo o in un altro, abbia fatto una brutta fine. La storia della palazzina maledetta inizia nel 1959, quando all'interno di uno degli appartamenti morirono due gemelli di pochi giorni, figli del proprietario dell'immobile, uccisi secondo i medici dalla polmonite. Erano stati dimessi da pochi giorni dall'ospedale, ma giunti a casa iniziarono a stare male e a indebolirsi. Purtroppo, così deboli e malati, non riuscirono a superare le fredde notti invernali. Non si hanno notizie di altri eventi tragici per circa 50 anni, ma la casa possedeva già la sua aura maledetta per i fatti che abbiamo raccontato. Ma d'improvviso, le cose cambiarono. Nel 2009, in questa palazzina, nel giro di pochi giorni, ci sono state tre morti senza spiegazioni. La prima vittima fu Anna Maria Ferletic, un'infermiera di 51 anni che il 4 luglio, senza alcun motivo, accoltellò il figlio Christian e, credendo di averlo ucciso, si suicidò recidendosi l'arteria femorale e morendo dissanguata. Il figlio, per fortuna, riuscì a salvarsi, ma il motivo del gesto rimase sconosciuto. Colleghi e amici la dipinsero come una donna gioviale e allegra, ma l'atto sembra essere stato compiuto da una persona affetta da un grave stato depressivo. Anna Maria abitava al primo piano, sullo stesso pianerottolo risiedeva la famiglia Ponsetta, di cui faceva parte Kevin di 17 anni, che 13 giorni dopo, mentre faceva un giro in moto con l'amico Michele Visintin sulla provinciale 15, perse improvvisamente il controllo del mezzo e con esso la vita. Michele, morto anche lui nell'incidente, abitava con la sua famiglia al piano terra della stessa palazzina di Piazza San Martino, esattamente sotto la casa di Kevin. Ancora non è finita. Appena 4 giorni dopo l'incidente di Kevin e Michele, un 42enne si suicidò impiccandosi nella propria abitazione, al piano terra della stessa casa. Era lo zio di Michele, che si tolse la vita per motivi sconosciuti. Dopo questi casi così ravvicinati che hanno sconvolto il paese e non solo, non si sono avute altre notizie. Come se la casa avesse, sebbene temporaneamente, placato il suo desiderio di sangue.